Ciao a tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema. Vediamo insieme le notizie di oggi. Dopo la sua presentazione in Italia, Shutter Island è pronto per il Festival di Berlino. Martin Scorsese ha parlato con entusiasmo del suo film a Roma. A Berlino ora potrà ritrovare consensi in sala. Shutter Island, tratto dall'omonimo thriller di Dennis Lehane, protagonista è Teddy, Leonardo DiCaprio, agente federale che si appresta all'isola di Shutter per indagare sulla scomparsa di Rachel. The Greatest Muppet Movie of All Time è il titolo del simpaticissimo film tratto dalla banda dei Muppets. Kermit, Miss Piggy, Gonzo e compagni sono in procinto di passare al cinema grazie a Walt Disney. I produttori cominceranno le riprese entro l'estate. I Muppets devono salvare il loro show da un editore senza scrupoli. Per farlo, devono mettere in scena uno spettacolo che attiri l'attenzione di almeno 10 milioni di spettatori. Dopo Antichrist, Lars von Trier tornerà al cinema cercando di nuovo di cambiare genere. Nel prossimo film, Planet Melancholia, si cimenterà con il genere catastrofico. La Terra è in pericolo per una collisione con un altro pianeta. Planet Melancholia dispone di un budget di 7 milioni di dollari, cifra irrisoria se adattata al disaster movie. Il cast è ancora da definire, per ora pare sia stata coinvolta Penelope Cruz. E questo è tutto, vi lascio con il trailer di oggi. Tu vuoi andare a vivere in un residence? Vuoi lasciare papà da solo, vecchio com'è? Sì, ma voglio dire, sono 50 anni che state insieme. Ma se papà non ti ascolta, perché è sordo? Non è incompatibilità, è sordità. Genitori e figli, istruzione per l'uso. Perché i genitori non è che sono una categoria che nasce giusto per rompere i coglioni ai poveri figli. Ma sei cretino! Adesso tutti insieme siete diventato razzista! Ma almeno lo sai cosa vuol dire essere razzista! Sì, è quando ti fanno schifo quelli che vengono dagli altri paesi. Ecco, lo so. Fabrizio Cafiero, per me era il più figo della scuola. Non mi aveva mai guardata e ora, per la prima volta, mi prestava delle attenzioni. Ma cosa lo volevi fare tu? Ma non è mica una cosa che si fa a comando! Ma tutte le mie amiche l'hanno già fatto! Chi se le frega delle tue amiche? Cos'è, una gara chi la smolla prima? Ce ne sono milioni come te di ragazzi, in fila, pronti alla scorciatoia, alla vita facile! Sì, Luigi, ha ragione papà, è un po' umiliante. 6 milioni di italiani guardano il Grande Fratello! Siamo tutti dei coglioni! Sì! Scusa! Non chiedere, scusa! Arriva Mare! Oddio, che vergogna! Clara! Le liti tra i miei genitori erano continue. Io, per non ascoltarli, immaginavo che pronunciassero solo una sfilza di numeri. Tu sei più o meno intelligente dei tuoi amici? Più intelligente. Per una donna l'intelligenza è importante. Più delle tette e culo. Ma che tu non la pippa la cocaina? Che dici, sarà forfora. Che schifo, ma come forfora? Porca troia, c'è mia madre. Per te sarà finita, per me non è finita manco per niente. Io non sono fatta per fare l'amante, ho la faccia davanti. Ma non ho capito, se lui che è alto o tua madre che è bassa. La perdita della virginità, Nina, è come il tuo primo giro di boa. Ma questa è una perla, va sparata subito in rete. No dai, non facciamo cazzate, poi se lo scopre. Ma che, tuo padre va su internet? Partito. Esisteranno un paio di genitori che non litigano mai? E se sì, dove li posso acquistare? Per oggi è tutto, arrivederci alla prossima puntata di Anteprima Cinema.